Yugi e tutti i duellanti, ben ritrovati sul canale. Oggi siamo qui con un nuovo episodio del podcast, nuovamente in collaborazione con Rayranter Italia. Oggi andremo a discutere di una carta incredibile, dalla storia altrettanto incredibile che si è conclusa qualche giorno fa, ovvero Tyler the Great Warrior. Ma ovviamente, prima di iniziare, vi ricordo che questo video, come tutti gli altri, sono sponsorizzati da Juxtor, il mio sponsor dove potete acquistare prodotti coreani. Trovate il link del loro store e il mio codice sconto qua sotto in descrizione. Inoltre, se volete liberarvi di carte di Yugi, Magic, Pokémon, Dragon Ball, One Piece, Force of Will e Digimon, trovate il mio link di Instagram sempre in descrizione. Contattatemi, mandatemi le foto e se c'è qualcosa di interessante se ne può parlare. Detto questo, facciamo le dovute presentazioni. Ciao Federico, grazie infinite dell'invito nel tuo podcast. Mi dispiace che non sono riuscito a fare la live alla fine insieme alle 2 di notte. Capita. Ti ho rubato io la scena in quel caso, è stata una bellissima esperienza, poi in occasione di un evento così importante veramente nel mondo di Yugi, e poi ritorniamo a vedere insieme le offerte, tutto quello che c'è stato per Tyler, appunto questa carta bellissima. Lascio a te la storia, ci sarà tanto da dire e poi andremo poi a analizzare con tutte le nostre conclusioni questa fantastica carta. Guarda, ti faccio subito una domanda, poi passiamo alla storia. Se ce l'avessi avuti, quei soldi, quei 300.000 dollari, avresti offerto? Se quei 300.000 dollari non fossero stati così importanti per la tua vita, nel senso, sì, ok il mangiare, però si può passare pure oltre, ce l'avresti buttati? Io sì, lo ammetto. Io penso che innanzitutto chi spende 300.000 dollari per una carta ne abbia tanti di più, no? Quindi è una persona che si priva di qualcosa, ma che sicuramente non si priva di tutto per 300.000 dollari. Quindi se ipotizziamo che avessi milioni di euro in banca, ipotizziamo che avessi la stessa passione che ho oggi in Yugi, probabilmente sì, un'offerta l'avrei fatta. Non so quanto, perché comunque è la prima volta che c'è un'asta del genere per una carta così unica, però onestamente sì, un'offerta l'avrei buttata lì anche io sicuramente. Va bene, poi diciamo che ci sono degli aneddoti dopo di cui andremo a parlare, però ne parleremo dopo. Allora, partiamo un attimo dalla storia. Chi è Tyler? Cioè, chi è Tyler the Great Warrior? La carta è ispirata a Tyler Glasser. Era un ragazzo americano, se non dico cazzate, che nel 2001 gli viene diagnosticato un sarcoma indifferenziato al fegato. Si tratta di una rara forma di cancro al fegato che si verifica principalmente nei bambini tra i 5 e i 10 anni, ma a volte anche nell'adolescenza. E all'epoca ne esistevano solo 200 casi noti e in America praticamente non ce n'era nessuno, quindi capite anche voi che i dottori si sono trovati un attimo in difficoltà. È per questo che qui arriva in soccorso l'associazione Make-A-Wish, ovviamente non per curarlo, ma per fargli un ultimo regalo. Questa è un'associazione non a scopo di lucro degli Stati Uniti che aiuta a soddisfare i desideri di bambini con malattie terminali. E ovviamente i bambini devono avere tra i 2 e i 18 anni, quindi se ne avete 19, ragazzi, mi spiace, non avete il vostro Tyler the Great Warrior. L'associazione si prese in carico di realizzare il sogno di Tyler e gli venne data la possibilità di conoscere ovviamente i doppiatori di Yugi e di Seto, il CEO della 4Kids, e poi si arrivò alla creazione della famosa carta. Ovviamente però la realizzazione di questa carta è stata solo fortuna, perché il primo desiderio di Tyler era una Porsche, quindi ragazzi diciamo che col senno di poi, ho visto anche nell'intervista di Simo che lui ha detto ma forse ho fatto la scelta giusta, perché ok la Porsche, però non so se quella attualmente valeva 380.000 dollari, adesso non so te. Diciamo che ha beccato proprio l'azienda giusta, eh. Passando oltre, grazie al video di Simo siamo venuti a conoscenza di tante nuove informazioni che comunque non sapevamo sulla carta. Prima di tutto partiamo dall'art. Per quanto riguarda l'artwork della carta possiamo vedere che fonde le due grandi passioni di Tyler, ovvero Dragon Ball e Yu-Gi-Oh! Perché ovviamente è una carta di Yu-Gi-Oh! Con l'art di Dragon Ball. Fortuna non ha fatto il contrario, perché una lama in carta di Dragon Ball con un disegno di Yugi poteva non valere niente attualmente. E la prima bozza venne realizzata da Tyler in ospedale. Ovviamente successivamente la carta venne rimaneggiata da Kazuki Takashi e quella che vediamo adesso è una delle due, cioè è una dei due concept art realizzati dall'artista, perché a Tyler vennero proposti due carte differenti e lui scelse quella che ovviamente vediamo attualmente stampata. Durante il video poi Tyler dice una cosa incredibile, ovvero che è riuscito a vedere proprio la produzione della carta e la stampa, e ci conferma che ne è stata stampata effettivamente una copia sola, quindi questa carta non è in possesso neanche della Konami. E
questa cosa mi fa dire cazzo, nel senso, perché solo 300.000 dollari? Questo ci arriviamo, forse ci arriviamo più tardi, anche magari andando a vedere cosa è successo dal primo all'ultimo giorno all'interno delle aste eBay. Sì, sì, no, perché cioè, è una cosa che io ancora non mi spiego, per me era una carta da 2 milioni, ma dettagli. Per concludere poi, per fare una piccola precisazione sulla carta, Tyler ovviamente poté scegliere solo il livello e i punti di attacco della carta, poi il resto venne scelto dalla Konami. Diciamo che lui voleva nel pratico solo una carta forte. L'unica cosa che gli rimase qui è il nome. Tyler the Great Warrior per lui non era il nome giusto, anche se col senno di poi, con il passare del tempo, si rese conto che era il nome perfetto, perché era un adolescente col cancro, aveva viaggiato per tutta l'America per riuscire a conoscere i suoi idoli, era riuscito a ottenere una carta da un'azienda che, ragazzi, non è chiusa, de più, non mette i nomi neanche degli artisti, cioè aveva fatto una cosa incredibile, quindi ovviamente era riuscito a sopravvivere dal cancro, questo è da mettere in chiaro. E quindi cosa meglio di Tyler the Great Warrior poteva rappresentare tutto quello che aveva realizzato? Ammetto di essermi un po' commosso ad aver visto il video e studiato la sua storia. Una storia sicuramente a lieto fine, ecco, che poi è la cosa che conta sicuramente. Ed è il lieto fine più bello è che anche la carta sia rimasta poi in suo possesso fino a oggi, no? Nonostante tutti questi anni, nonostante magari anche qualche offerta che gli sia arrivata indirettamente. Sì, perché gli vennero offerti 75.000 dollari, se non sbaglio. Che si sappia, prima anni fa, diversi anni fa, riferì a qualcuno che gli chiese se aveva già ricevuto delle offerte, venne fuori questa cifra di 75.000 dollari, che considerando che il boom di Yugi c'è stato solamente nel 2020 eccetera, era comunque una cifra molto alta. Si sapeva che era pop 1 la carta, qualche collezionista sicuramente sarà riuscito a contattarlo magari su Facebook eccetera, e gli è arrivata questa offerta, niente male. Tuttavia Tyler non era in una situazione di vita che non gli interessava, insomma, quella cifra, e ha sempre declinato quella cifra e offerte minori, ovviamente. No, ma infatti, se non sbaglio, gli venne detto di non dare mai via la carta, non so da chi, se dall'associazione o da Kazuki Takashi, perché rappresentava quello che era riuscito a fare. Poi, ovvio, nell'intervista dice che adesso era invecchiato, voleva mettere su famiglia, voleva andare a trovare il fratello, abita da tutt'altra parte del mondo, quindi, cioè, quando hai dei motivi giusti per farlo e non solo per avere del denaro e divertirti, anche la vendita è più, come posso dire, accettata. Sicuramente sono due fasi della sua vita molto diverse, e sicuramente è un consiglio che gli è arrivato anche dall'associazione, in quanto sapeva bene magari anche la difficoltà che c'è stata dietro questo progetto nel mettere in contatto tutte queste persone di notevole spessore. E poi magari anche se glielo avesse magari detto anche Kazuki, sicuramente già fiutava un po' cosa sarebbe potuta essere una speculazione dietro, no? Una carta unica, quindi sicuramente ha dato un consiglio, e poi ben sapendo che sarebbe stata una cosa probabilmente irripetibile, ecco, capivano probabilmente meglio del ragazzo qual era l'unicità vera della carta. Sì, no, ma perché se ci avesse voluto fare più soldi non era questo il momento giusto, cioè ha venduto solo quando ne aveva effettivamente bisogno. Sì, poteva, se avesse venduto probabilmente durante la pandemia, probabilmente avremmo avuto una cifra superiore a quella che ha ottenuto un paio di settimane fa. Questo sicuramente. Guarda, secondo me poteva anche permettersi di mettere un prezzo di riserva, perché vedendo com'è andata, secondo me un tantino di più potevano offrire, eh? Cioè, avessi avuto io quei soldi, sarei stato disposto a pagarla ancora di più, vedendo il mercato del Pokémon, eh? Certo. Ma onestamente, anche con il fatto che una parte di quella cifra incassata sarà devoluta in beneficenza o alla stessa associazione, se è ancora aperta, adesso non ho capito sì, bene. Sì, esiste. Ecco, sicuramente non ha avuto tutto questo interesse speculativo nella vendita, cosa che avrebbe sicuramente dimostrato nel momento in cui avesse messo un prezzo di riserva. Poi dobbiamo sempre precisare che la carta gli è stata data
riguarda lui personalmente, quindi sono sempre sue personali le scelte e le motivazioni nel vendere la carta, e magari, ecco, riconoscendo che per lui è stato un regalo, non è andato a così a veramente a speculare nel senso cattivo del termine dietro questa cosa unica che lui è in suo possesso. Assolutamente. Comunque, visto che adesso la storia l'abbiamo vista, io passerei ad analizzare l'asta, perché secondo me ci sono dei punti dove si possono tirare fuori degli spunti di riflessione. Io volevo rispondere, grazie allo spazio che mi dai, a diverse domande che mi sono arrivate sulla prima offerta che ha ricevuto la carta, tralasciando ovviamente il prezzo di partenza di un dollaro. Io, un dollaro e mezzo l'avrei dato, ammetto che... Questa prima offerta che è arrivata da un utente con zero feedback, che adesso mi risulta non registrato, di $80,000. Beh, non sarebbe la prima volta che un utente nuovo si registra appunto per partecipare unicamente all'asta in questa piattaforma. Ci sono tanti utenti non registrati su eBay che magari, ecco, l'hanno fatto anche solo per acquistare la mia guida, per esempio. E quindi non la considererei, ecco, un modo di alzare l'asta così a prescindere. Secondo me era semplicemente un nuovo utente, anche perché $80,000 comunque è un'offerta base vista la cifra, quindi nulla di negativo da segnalare. Poi c'è stata questa bella battaglia, ovviamente per i compratori è sempre negativo, no? Offrire i primi giorni dell'asta, perché vai a buttare sulla cifra che comunque tenderà sicuramente a salire. Quindi c'è stata questa bella battaglia il 20 aprile, il primo giorno, che è arrivata fino a $150,000, quindi da 80 offerta iniziale a 150 è stato un bello scalino solo il primo giorno. Poi ha ripreso il 21, siamo arrivati fino a 160. Poi, ecco, magari capendo, perché poi abbiamo avuto veramente tanti offerenti, ben 48, e questo ci fa capire anche che al mondo in questo periodo storico ci sono, per me sono veramente tante persone disposte a offrire queste cifre per Yugi, insomma. Tornando a noi, comunque c'è stata una bella pausa dopo il 21 aprile, dopo il primo giorno, fino agli ultimi due più o meno, perché il 27 abbiamo ripreso 161 e il 29, poi ultimo giorno, c'è stata appunto questa battaglia che da $161,000 siamo andati poi a chiudere con 311 con solo $100 di differenza dal secondo offerente. Se prendi in considerazione queste due ultime offerte, ti rendi conto che entrambi non erano disposti a lasciare andare la carta. Cioè, il tipo che ha offerto €100 di meno, sicuramente, considerando che siamo già arrivati a €100 di più, ma a parte i €100, sicuramente saremmo arrivati, secondo me, a 350, 400. E questo, secondo me, è il problema di caricare un pezzo del genere su eBay, che, ok, puoi fare un'asta a livello globale, ma nel pratico la gente all'inizio non offre solo gli ultimi minuti, sperando di essere quello che offre di più. Cioè, se all'inizio non ci fosse stata effettivamente una battaglia tra i vari contendenti, secondo me la carta se la potevano portare via anche a $200,000, perché all'ultimo secondo uno offriva €50,000 di più e se la portava a casa, perché qua l'hanno comprata a botta di culo. È stata fortuna tra virgolette, perché allora io sono certo che sicuramente l'ultima offerta è la cifra massima che è stata disposta a pagare è stato il secondo acquirente, quindi 9 e D con 137 feedback, perché chi ha vinto l'asta potrebbe anche aver messo tipo $400,000, che era la cifra disposta a spendere, e aver offerto all'ultimo minuto. Poi eBay ovviamente non è che ti fa spendere $400,000 perché tu offri quella cifra, ti butta su di quel tanto che basta per superare l'ultimo offerente, quindi sarebbe da contattare 4 con 7.000 feedback e chiedergli quanto avevi puntato effettivamente. In quel caso lì avresti veramente la cifra per cui sarebbe stato disposto a comprare la carta. Ha sbagliato sicuramente il secondo acquirente, magari a non prepararsi una seconda offerta dopo quella da 311,000 e per provare a ribattere poi agli ultimi secondi l'ultimo. In quel caso avrebbe perso comunque, e l'offerta del primo sarebbe stata ancora più alta della sua seconda fatta all'ultimo. Ecco. No, ma infatti
Nel senso, secondo me quando ti ritrovi davanti questi pezzi del genere, non devi andare lì a cazzo duro, perché o lo prendi o non lo prendi più, nel senso, non credo Konami domani mi dica, guarda, ce ne abbiamo un altro noi, lo volete? Sicuramente si è mangiato un po' le mani quello da 137 feedback, però magari era anche vicino alla soglia che era disposto a spendere, quindi quella è stata la... comunque questa è stata la conclusione, diciamo. Però insomma, ecco, ha dato un forte segnale quest'asta, perché ha fatto capire che comunque 48 persone sono tante nel nostro campo, diciamo. Poi eBay io lo approvo come scelta, perché comunque ti dà più pubblico di quanto possa dartene qualsiasi altra piattaforma. Assolutamente. Su questo non si discute. Poi l'asta è durata addirittura 10 giorni, quindi ecco, gli ultimi che sono venuti a conoscenza di questa cosa hanno avuto il tempo per prepararsi e niente. Poi vedendo il fatto che abbia 7200 feedback, l'acquirente secondo me sicuramente quasi sicuramente sarà un negozio, no? che tratta carte da collezione. Quindi questa cosa vuol dire che magari la carta comparirà presto, perché sicuramente sarà anche un scopo pubblicitario, quindi sapremo l'acquirente, magari potremo sapere anche qualcosa in più, e poi magari un domani, proprio perché è un negozio, potrà sempre metterla di nuovo in vendita questa carta. Sì, un 700k così easy, lo butti lì, chi lo vuole, eccola. Ce l'abbiamo solo noi. È veramente speculativa come cosa. Sì, se torna in vendita tra un mese è solamente speculativa. Sì, ma mi sa che hanno detto, guarda, per tanto poco, tanto un negozio grosso americano se lo può permettere una cifra del genere. Quindi... Sono pienamente d'accordo, cioè, sono fatturati minimi che fanno certi negozi, quindi insomma non ci vedo tutta questa spesa, se non per noi comuni mortali. No, ma so di certe spese che fa Card Game Corner, che nel senso non credo sia questo il problema. Comunque ragazzi, non vorrei dirvi, ma anch'io ho provato ad offrire la carta, ho offerto, volevo offrire $130,000. Il problema è che non spedivano in Italia, quindi niente, una VPN non ce l'ho, non c'è un intermediario, quindi me la sono presa in culo. Se no, lì in mezzo ci sarei stato pure io. Ma era un'offerta, se avessi vinto poi avresti pagato? No, se avessi vinto probabilmente non stavo qua, ero in Marocco con il burka. Comunque ci sono state anche quelle due aste di $1,000,000, $1,500,000 di dollari, che poi sono state subito cancellate da eBay, in quanto non erano aste attendibili, offerte attendibili. Quindi ecco, sì, per fortuna c'è stata questa assicurazione di eBay che è intervenuta, altrimenti avrebbe dovuto ricominciare di nuovo da capo, avrebbe perso sicuramente di credibilità tutta la faccenda. Ma nel pratico eBay come se ne rende conto se un'offerta è falsa? Allora, adesso puoi agganciare a eBay anche a un conto corrente, quindi già questo è sinonimo di garanzia, piuttosto che registrarsi e fare offerte così a caso. Ah, ok. Poi sicuramente anche i feedback sono sicuramente, cioè più che i feedback, il numero di transazioni che hai fatto, da cui sei registrato, tutta una serie di parametri. Ah, ok, quindi teoricamente se avessi offerto io, che non ho il conto corrente attaccato ma una prepagata, probabilmente mi avrebbero annullato l'offerta. Guarda, non lo so, però so di persone che trattano Yugi molto facoltose che hanno detto di non poter offrire all'interno dell'asta. Questo non ti so dire la motivazione, sinceramente. Ah. Forse è perché non hanno un conto corrente agganciato. Io non avendo offerto è una risposta purtroppo che non ti posso dare. Vabbè. Però se vediamo, hanno accettato offerte da $99,000 di questo utente con 6 feedback, quindi secondo me è più una questione di garanzia in base a cosa agganci all'account di eBay. Ma probabilmente potevano essere anche solo offerte americane, potevano esserci, tanto non, se puoi offrire così tanto c'hai anche un intermediario, quindi sicuramente, come ce l'ho io per le carte da $10 in America, che mi garantisce almeno di poterle comprare, queste persone sicuramente hanno un giro tra di loro tale che poi ecco si danno una mano anche a vicenda. Però secondo me, guarda, tornando al discorso di prima, la vedremo presto ricomparire questa carta gradata, se poi vogliamo discutere anche di questo. Vorrei parlare anche di un'altra cosa, perché effettivamente Tyler
ha i due artwork di Kazuki Takahashi firmati, che non sono stati messi in asta. Non sono stati messi in asta. Che... questo sicuramente ha limitato tantissimo l'offerta. Ma a parte quello, secondo me, dei disegni così, non dico che possano superare la carta, ma poco ci manca. Perché quelli sono, cioè, disegnati a mano, Non sono... le carte stampate. Quella è sicuramente un qualcosa che ha veramente un valore inestimabile fino a quando non verranno messi in vendita sicuramente. Poi tralasciando che purtroppo anche Kazuki non c'è più, questo purtroppo aumenta ulteriormente le quotazioni di qualunque cosa sia passata da mano sua, e per questo motivo sicuramente almeno 50-60 mila dollari di base sono stati tolti dall'asta, proprio perché mancavano questi due disegni. Ma però ecco, penso che Tyler nel cedere la carta abbia voluto comunque trattenere un qualcosa di unico, che sono appunto quei due disegni. No, ma più che altro perché se avessi venduto solo i disegni, cioè la gente non sapeva neanche della loro esistenza, quindi nel pratico diciamo che quelli sono la certificazione dell'autenticità della carta. Venduto tutto insieme e con un prezzo di riserva secondo me molto più alto, si poteva arrivare ad altre cifre, che poi nel pratico quei disegni hanno un enorme valore, anche perché Kazuki Takahashi è sempre stato un tipo schivo. Quando sono andato al mondiale, quando c'è stato a Rimini nel 2014, noi non potevamo neanche fare un filmato, una foto, quindi rende quei pezzi ancora più unici di qualsiasi altra cosa, perché sono firmati. Poi non so quante cose simili esistono. Verissimo. Se tu provi anche a cercare su YouTube qualche intervista fatta a lui, veramente vedi una persona molto timida, molto introversa, diciamo. Quindi sì, sicuramente hanno un valore a sé, e poi erano veramente un valore aggiunto per la carta, perché erano direttamente collegati con la carta, no? Quindi ecco, tutto il pacchetto insieme avrebbe sicuramente, io avevo ipotizzato 400 mila dollari minimo, che sarebbe si sarebbe conclusa quest'asta. Ha sorpreso un po' la cifra, perché anche come mi dicevi anche tu, secondo te è un po' bassa. Sì, perché nel pratico adesso io la paragono al Pikachu Illustrator, perché è la carta costosa del gioco, quindi mi aspettavo che, essendo in copia unica, essendo la carta più rara, con una storia incredibile, non dico i 2 milioni, ma almeno il milione me lo aspettavo. Cioè, sembriamo il carretto dei giochi di carte, davanti abbiamo Magic e Pokémon, perché il Pikachu Illustrator si vende a 5 milioni e ce ne stanno varie di copie, ok, sono tutte PSA 9 o 10, e qua secondo me puzza un po' di bruciato. Però, nel senso, sono due aziende famose in tutto il mondo. E allora, adesso paragonarli è un po' complicato, perché Pokémon attualmente ha un'esplosione senza senso rispetto a Yugi. Però, cioè, Yu-Gi-Oh! Tutti lo conoscono, come anche Magic. Quindi mi aspettavo che la gente fosse disposta a spendere anche di più. Tutto qua. Sì, senza andare a toccare tanto gli altri due brand, perché non è di questo che vogliamo parlare, dobbiamo comunque dire che Yugi, come dici tu, lo conoscono tutti, è uno dei giochi di carte al mondo più famosi. Abbiamo la certezza, almeno abbiamo una testimonianza, che sia una carta unica al mondo, a differenza del Pikachu Illustrator, a differenza dei Black Lotus Alpha, che se ne possono contare tutti i giorni di diversi. Qui abbiamo una carta unica di un gioco famosissimo, di un artista importante, che non c'è più oltretutto, quindi già questo contesto doveva valorizzare, secondo me, un po' di più questa carta. 280 mila euro sono tanti, però a differenza degli altri brand non sono niente, capito? Poi, ti ripeto, la POP 1, almeno la quasi certezza che vi sia una sola carta al mondo, tra l'altro, vabbè, certificata da Beckett, questo è un altro discorso, doveva pompare un po' di più, l'asta, ecco. Quindi c'è un po' di delusione in questa cifra, non è il giusto riscatto da dare a una carta del genere. Ma quello che mi chiedo è, anche se la Konami ne avesse avute 15 di copie di questa carta, cioè questa carta è unica, perché è di un ragazzo a cui è stata data perché è malato di cancro, sopravvissuto alla malattia, per quanto Konami ce ne possa avere una in azienda, non è quella. Certo, sono completamente d'accordo. E la cosa più bella è poi che sia stata sempre sotto mano sua, no? Mm. Non è mai stata oggetto di...
speculazioni in giro per il mondo, che non si sia chiusa, poi questo è anche il motivo per cui abbiamo la possibilità e la fortuna di vederla oggi, non si sia chiusa in qualche cavò in Giappone insieme ad altre carte che purtroppo ancora oggi non emergono, nonostante la fama che hanno. No, ma... e poi pensa a riceverla direttamente dal ragazzo, o avere la possibilità di conoscere il ragazzo, perché poi che spende 280.000 euro per una carta se la va a prendere di persona con 30 euro di EasyJet, capito? Quindi non è un po' il tutto e sì, doveva chiudersi più alta quell'asta, e sicuramente se domani ce ne sarà un'altra chiuderà più alta, le basi, ecco, le abbiamo scritte, sì, il mese scorso, cioè non meno di 300.000 dollari sicuramente. Sicuramente non meno. La cosa che mi ha fatto ridere è che Tyler nel video dice che questa carta è stata stampata, tagliata e sigillata e nessuno l'ha mai toccata. Beckett 7. Beh, ma è normale, cioè comunque dal 2005 al 2023 non penso che sia rimasta sempre su un piedistallo o sotto un cuscino all'interno di casa sua. È stata sempre sigillata, non è stata mai aperta, perché... No, perdonami, anche col suo case comunque magari si sarà un attimo mossa, no? In tutti questi anni. Tra l'altro poi, se vorrei mostrarli, nel video di Simo si vedono proprio al momento in cui tirano fuori la carta, si vedono già quali possono essere i difetti che hanno portato al voto 7. Cioè, se gli hanno messo una cornice intorno e si era incastrata lì sotto, ma Dio mio. Quello che fa più discutere è più che altro il fatto del perché gradare la carta. Per me non aveva nessun senso. Il fatto dell'unicità di questa carta le testimone già il ragazzo, no? Quindi sarebbe stata più bella, secondo me, vederla nel suo case originale, apribile, cosa che non lo è, per esempio, per le UCS del 2004-2005, perché hanno una colla, sì, tra le due parti dove c'è quel contorno nero. Questa, forse con la scusa che era apribile, il ragazzo Tyler magari è stato anche spinto a gradarla, poi torna conto, insomma, sicuramente ci sono stati, magari è stato corteggiato da Beckett e quindi è stato accolto all'interno di quell'azienda per il grading, magari PSA non gli ha concesso lo sconto che gli avrebbe dovuto fare di 10.000 dollari su questa carta, che altrimenti avrebbe dovuto pagare le tasse sulla quotazione della carta che Beckett, che PSA aveva fissato a 150.000 dollari come valore, così, quindi sarebbero stati 10.000 dollari di tasse PSA da pagare. Vabbè, abbiamo un voto 7, almeno abbiamo anche una... siamo venuti a conoscenza dello stato della carta, sì. Inficia o non inficia, essendo unica al mondo, quella aspetta solo al possessore. No, ma tanto poteva essere un 10, poteva essere un 5, cioè ce n'è una. Non cambiava assolutamente niente, rimane proprio unica la carta. Ovvio che sapere che è in condizioni perfette dopo tutti questi anni sicuramente può essere un piccolo valore aggiunto, sì. Sicuramente alla fine non cambia più di tanto. Non lo so, secondo me il fatto che fosse rimasta sigillata dall'uscita in fabbrica adesso, forse si aspettavano tutti riuscisse a ottenere un 10, che nel pratico, sai, per un collezionista coi soldi, vedersi cazzo un black cioè il bannerino nero, carta perfetta, avrebbe incitato di più a offrire, mettiamola così. Ovvio che avere il suo case originale e tutto il resto c'ha comunque il suo fascino, mettiamola così. Vedendo poi quanto è riuscito a prendere, ti fa dire, ma forse nel suo case originale, cioè, avrebbe generato maggiore interesse, mettiamola così. Io ti posso dire che se l'avessi comprata io quella carta, mi sarei fatto dare anche il case originario, avrei rotto il case di BGS e l'avrei rimessa dove doveva stare. Conscio del voto che ha preso con BGS, ma la carta poi è mia e ne faccio quello che voglio. Allora, ti dico, da una parte... Parere personale. Da una parte, sì, ti immagini, video su YouTube, spacco una gradata da 300.000 dollari, senza senso. Però il fatto di doverla rimettere all'interno del case e in me intorno alla cornicetta sua che l'aveva già leggermente rovinata, non lo so, avrei avuto tanta ansia nel farlo, perché comunque è una carta unica da 311.000 dollari, nel senso, parliamone. Però anche se il proprietario la piega, rimane comunque unica. Qual è sì, il discorso? Mi si spezzava il cuore se anche gli facevo un micro puntino sull'angolino. Lì,
lì poi non dormi per una settimana. Solo. Però non è, per me non è bello vedere una carta così che nasce e diventa leggenda e viene ricordata da tutti da qualche singola foto passata all'interno di quel case, vederla oggi in un moderno, modernissimo case di Beckett. Ecco, fa stona, diciamo che per me stona, poi possono essere pareri soggettivi, però questa comunque rimane la mia opinione. No, sono Tant'è che completamente d'accordo. è stato molto discusso questo fatto di gradare o meno la carta nella community. Io mi sembra che nel mio sondaggio, tipo il 65-70% aveva detto che non aveva senso gradarla. Poi, sai, chi si è guadagnato anche da questa vendita è stato sicuramente Beckett, perché può vantare una Pop 1 in circolazione. Anzi, mi aspettavo un po' di più da Beckett, almeno nel far vedere i procedimenti loro, no? Può essere sia tornaconto per loro, per sinonimo di professionalità, e poi soddisfi tantissima curiosità a noi collezionisti, insomma. Sì, diciamo che più che i soldi che si potevano intascare dalla carta, in tasse, se potevano fare un trailer pubblicitario senza senso e cioè dimostrare alle altre case di grading che c'erano un cazzo enorme perché avevano gradato una carta da Certo, 300.000 dollari. ma poi più che 300.000 dollari, perché comunque ci sono No, ci sono carte più costose. Diciamo carte più che. costose, avevano una carta unica al mondo, Sì. ecco, questa è la vera pubblicità che possono trarne. Diciamo, avevano la carta più costosa di Yu-Gi-Oh! Esatto, ad oggi a offerta pubblica, sì, esatto. E va bene, ragazzi, il podcast finisce qua. Ringrazio Giovanni per essere stato con me e aver fatto questa cavalcata sulla storia di una carta incredibile che rappresenta praticamente tutti i giocatori di Yugi. E niente, se vuoi fare un saluto. Grazie, grazie infinite dell'invito, è sempre un piacere poi quando si trattano temi così belli e importanti. Se dovesse emergere qualche nuova carta, questo 2023 che ci ha riservato tante sorprese, ecco, molto molto volentieri nuovamente. Assolutamente. Vediamo quale sarà il prossimo argomento da sviscerare. Più che altro perché è una serie che ammetto che è stata molto apprezzata. La gente nei commenti, in direct su Instagram, mi ha detto che l'hanno rivista più volte. Quindi è già una grande soddisfazione. Detto questo, ragazzi, state mesi e noi ci rivediamo domani, sempre qua, con un nuovo video. Ciao a tutti!